Bentornate e bentornati sul canale. In questo video, il nuovo video del tornio super economico, e come al solito vi lascio in descrizione il link per poterlo acquistare. Oggi vedremo come fare queste forme aperte, le forme aperte in generale, appunto per creare delle ciotole o delle coppe come questa. Vedremo che sarà semplicissimo. Vi chiedo di iscrivervi al canale se questi video vi piacciono, di lasciare un like e condividere con gli amici e con le amiche. Mettiamoci al tornio e vediamo come fare questo tipo di forme. Allora, come al solito iniziamo con la centratura, quindi spingiamo questa argilla verso l'alto, come se fosse un tubetto di dentifricio da spremere, e poi la rispingiamo verso il basso. Andatevi a vedere sul canale i video sulla centratura e questa fase in particolare. Adesso la farò un po' più velocemente. In questa fase l'argilla diventa umida uniformemente in tutti i punti, perché noi facciamo sì che l'acqua si distenda su tutta la superficie. Partiamo da giù e poi spingiamo verso il basso. La mano sinistra spinge con questa parte qui, la mano destra contiene. E non appena la mano destra riesce ad arrivare sul piatto, fa pressione e blocca l'argilla sulla circonferenza che scegliamo noi. Il pollice della mano destra appiattisce la punta in modo che diventi piatta, e se la destra la punta contempla l'argilla, fa male la sua parte, e vedete che è centrale. La cosa bella è che anche se si può recuperare economico, non abbiamo bisogno di andare velocissimo per fare la centratura, perché comunque il piatto riesce a girare sempre anche quando noi ci mettiamo tanta forza, perché il motore di questi torni è abbastanza buono. Quindi se vogliamo creare la nostra forma, no, aperta, quindi per una coppa o per una ciotola, andremo a fare un'apertura un po' più larga, quindi apriremo un po' di più. Quindi io intanto mi creo un incavo con il pollice della mano destra. Devo cercare sempre di mantenere la centratura bella, bella ferma, bella al centro, quindi i movimenti devono essere decisi ma precisi. Quindi poi apro verso di me, sto facendo nient'altro che tirando l'argilla verso di me, partendo dal centro e andando verso l'esterno. Lo rifaccio in questo modo qui. Controllo lo spessore, è ancora un po' più spessa, quindi posso trasferire un po' di argilla sempre dal centro verso la parte esterna, in questo modo. Poi, come al solito, richiudo un poco la forma, quindi do una pressione verso l'interno e col pollice della mano destra comprimo il bordo in modo che non vada via dove gli pare. Quindi ho un incavo, ho l'apertura di circonferenza che desideriamo, ho richiuso un poco e adesso vado ad alzare le pareti, e pian piano che alzo, siccome voglio fare una forma aperta, mi lascio guidare dalla forza centrifuga e quindi pian piano vado ad alzare verso l'esterno, non più verso l'interno come quando voglio fare delle forme dritte o chiuse addirittura. Quindi mi bagno un poco, mano dentro, la mano sinistra appinza, la mano destra si appoggia, in questo modo qui, vedete, si appoggia. Inizio pian piano a sollevare le pareti e non mi preoccupo più di tanto di spingere verso l'interno, proprio perché voglio una forma aperta, vedete, in questo modo. Posso anche rallentare un po' il tornio, soprattutto con le forme aperte, che hanno un bordo, diciamo una circonferenza al bordo molto grande, posso andare più piano, in modo che non perda la centratura. Quindi spingo col medio della mano destra per creare un incavo dove appoggiare anche il pollice della mano sinistra. Spingo l'argilla di dentro verso l'argilla di fuori e vado su pian piano. In questo modo.
tolgo un po' di acqua dall'interno, un po' dall'esterno. Comprimo il bordo e ripeto l'operazione. Quindi incavo e pian piano sollevo l'argilla. Lascio chiaramente il bordo un po' più spesso, che mi dà sia un po' di stabilità e sia poi potrò decidere più in avanti cosa fare del bordo, se lasciarlo così o fargli delle modifiche. Mi serve sempre un po', è sempre bene lasciarci un po' di argilla sul bordo. Quindi vado a controllare adesso gli spessori per vedere dove c'è più argilla, dove ne posso prendere un po' di più e portarla più difficile, un po' di più, quindi spingo un po' di più, lo porto su, e c'è un po' di meno, quindi spingo al bordo, ne lascio un po' di più e delicatamente, vedete? Ho sollevato le pareti. Adesso voglio svasare un poco di più questa forma, partendo anche dal fondo, quindi spingerò da dentro verso l'esterno. Vediamo come. Quindi diamo le dita così, in modo da mettere l'acqua e farla scivolare su tutte le pareti. Spingo dal centro, riporto un po' di argilla verso l'esterno. E con la mano interna spingo un po' di più in modo da aprire questa forma, in questo modo. Quindi che faccio? Le ultime operazioni quali saranno? Tolgo l'acqua dall'interno e dall'esterno, appiattisco per bene con il pollice, appiattisco per bene la base. E adesso rallento un po' il tornio a togliere sia un po' di barbottina sia a dargli l'angolatura che desidero. In questo modo. E poi vado con la spatolina a togliere la barbottina in eccesso dall'esterno. Questa fase è molto importante perché la barbottina mi dà molto fastidio quando dovrò staccare il pezzo. Se volete potete andarvi a vedere il video sul canale sulla terrina al tornio, dove vi faccio vedere come tornire su una basetta di legno in modo da non dover staccare poi con le mani il nostro oggetto. Quindi ho tolto la barbottina dall'esterno. Con la stecca di legno vado a togliere il mio pedino dal fondo, che mi aiuterà quando andrò a staccare il tornio, il pezzo dal tornio, scusate. Asciugo il bordo e adesso posso decidere se lasciare, perché siccome ho lasciato un po' più di argilla sul bordo, posso decidere se farlo rientrare verso l'interno, quindi spingerlo con il mignolo, con la mano sinistra, che comprime e contiene il bordo, e il mignolo che spinge, quindi in questo modo qui, vedete, è rientrata. Oppure posso decidere di farla svasare completamente verso l'esterno, spingendo con le dita interne verso l'esterno. Le dita esterne mi fanno da guida, quindi decido di lasciarlo così, lo arrotondo con la spugna, posso decidere di togliere la barbottina da dentro sia con la spugna e sia con la spatolina, poggiandola pian piano al piatto. Ecco qui, quindi poi posso fermare il tornio, pulirmi per bene le mani in questo modo qui, asciugarmele per bene su uno straccio, quindi preparo la mia basetta, prendo il filo e vado a tagliare come al solito la mia coppa. Una volta, la seconda, passo il filo e questa volta potrò decidere di prendere la coppa in questo modo. E voilà, la poggio sulla basetta.
eccola qui.